Ciao ragazze, nuovo video super richiestissimo. Scusate se ci sono rumori strani, ma si sta per scatenare la tragedia qui, perché veramente sta per venire giù il mondo. Però oggi video richiestissimo, come vi dicevo, sulla borsa di Alessandra, quella del passeggino. Io utilizzo quella di serie, appunto, che era inclusa con il passeggino, che è questa qui della CAM, infatti c'è scritto anche qua CAM, color jeans, super morbidosa. E tra un po' viene giù, non lo so che cosa, o un tornado. Ci sono dei rumori stranissimi. Cosa sta venendo giù? C'è anche un signore di fronte che si è affacciato nello stesso momento, infatti ci stiamo tipo guardando. E no, vabbè, stanno scendendo dei cubetti di ghiaccio così, ragazze. Sta per grandinare. Cioè, stranissimo. Mi sono guardata con Ricky la grandine, c'è quello di fronte che mi sta guardando, ma noi facciamo finta di niente. Salve. Allora, dicevo appunto che oggi vi parlerò della mia borsa, che imbarazzo, della mia borsa da passeggino. Quindi questa è la borsa dedicata ad Alessandra, che ho organizzato nella maniera più ordinata possibile, perché puntualmente quando sono in giro, presa un po' dalla fretta, magari sei in un centro commerciale, magari si è, insomma, non da un'amica o da dei parenti, quindi comodi in casa, ma si è un po' allo sbarando in qualche locale, tipo quando siamo andati in montagna, abbiamo dovuto cambiarla nel bagno pubblico, che grazie a Dio aveva il fasciatoio, però io comunque preferisco essere super ben attrezzata, avere tutto quanto e stare tranquilla. Il Signore continua a guardarmi. Allora, vi faccio vedere in maniera generale come organizzo la borsa di Ale, ma non credo riuscirò a farvi vedere molto, altrimenti si cappotta tutto. Magari vi faccio un'inquadratura e prendo un attimino la videocamera. Allora, vi faccio vedere un attimo in grandi linee come è organizzata. Vedete, c'è questa mega bustona, quest'altra bustina. Vi faccio vedere così, tanto per farvi capire che cerco di essere abbastanza ordinata, giusto per sapere dove trovare le cose al volo. Bando alle ciance, come dico sempre, iniziamo subito con questa mega busta che avrete visto anche prima, dove all'interno tengo tutti i suoi pannolini. Al momento all'interno tengo quelli che sto utilizzando praticamente da sempre, che sono quelli della Loopy Lou, più questi due, pare siano due, della Pamper Progressive, che appunto provvederò ad utilizzare prima che non li stiano più, quindi li terrò fuori adesso. Sono della Pamper Progressive, mi ricordano proprio quando è nata, infatti sono tentata di tenerli come ricordo invece che utilizzarli. Mi sa che farò così, li metterò, perché ho intenzione di fare poi una scatola ricordi sua e di Fede, e visto che questi sono proprio quelli che c'erano in ospedale con i pulcini, penso che li terrò come ricordo. Comunque sono un campione. Per il resto sono della Loopy Lou, che vi straconsiglio perché è economica, ha comunque come nei Pampers la linea gialla, la linea gialla che diventa blu se ha fatto la pipì, e al momento sto utilizzando la taglia 2, ma li sto utilizzando da sempre, quindi ho provato anche la taglia 1 ovviamente, e mi trovo veramente veramente bene, quindi mi sento proprio di consigliarvi i pannolini della Loopy Lou. E quindi appunto questi qua della Loopy Lou li potete trovare da Lidl, penso lo sappiate più o meno tutte, sono della Lidl e mi trovo da Dio, quindi super approvati. Oltre a questo mega bustone con tutti i pannolini, ci sono praticamente delle bande elastiche al fondo della borsa, dove ci incastro sempre un pacco di salviettine per aver modo di riuscire a pulirla molto bene anche se sono fuori. Queste sono dell'Eurospin, della marca Hello Baby, hanno un buon inci e sono in morbido tessuto a nido d'ape,
sono delicate, sono dermatologicamente testate, me le avete consigliate anche voi e per il momento mi trovo bene. Non le prediligo come marchio, preferisco magari altri marchi che trovo da Universo Bimbo, quando trovo delle mega offerte della Pampers prendo quelli, però quando capito da Eurospin so che scarseggiano, le prendo volentieri, oppure da tenere in borsa solo per quando siamo fuori. Quindi per il momento ho queste qui. Poi nell'altra banda elastica tengo tutte le creme e pomatine. In questo caso ho questa qui per il cambio pannolino della Fissan ad alta protezione. Poi tengo la mucchina gel perché se capita che prendo i mezzi o mi sono sporcata le mani per qualsiasi motivo, mi piace averla sempre dietro per riuscire a toccare la bambina. Se non ho a portata di mano un lavandino di un posto pubblico per lavarmi le mani bene col sapone, utilizzo la mucchina gel. E poi, vabbè, questa la utilizzo sia a casa che fuori, però allattando ancora il seno a volte mi capita di avere dei dolori un po' fastidiosi e quindi sto ancora utilizzando questa crema fantastica, la Pure Lan della Medela, che vi straconsiglio se avete problemi di ragadi o anche solo un po' di infiammazione al capezzolo perché state allattando, ve la consiglio tantissimo anche perché è 100% naturale, quindi anche se il bambino ne viene a contatto non gli succede nulla e non gli fa male, quindi super. Questa me l'hanno proprio consigliata in ospedale quando la bimba era ancora gestita al nido, quindi me l'hanno approvata loro, insomma. Poi da questo lato qua invece, passando al lato di fronte, tengo queste salviettine disinfettanti antibatteriche ad azione rapida. Come potete vedere non le ho ancora mai aperte perché cerco sempre di utilizzare il meno possibile, anche se sono dermatologicamente testate anche queste, ce ne sono 20 pezzi ed è un presidio medico chirurgico, senza alcol, pH fisiologico super, cioè tutto top. Però cerco di non abusarne, proprio se le cade in emergenza una cosa proprio nello sporco. Cerco di avere acqua sotto mano o pulirla meglio in altro modo, però in caso ho queste salviette disinfettanti che possono sempre far comodo quando si è in giro. E poi, sempre qui di lato, tengo tutto ciò che concerne il cambio, quindi ho un paio di calzini. Adesso stiamo girando sempre con i piedini al vento perché fa molto caldo, però per qualsiasi problema, magari si mette di colpo a diluviare, c'è troppa umidità, magari le sento i piedini freschi, le metto questo paio di calzini, o insomma per qualsiasi evenienza preferisco averli. Poi ho un bavaglino, solitamente ne tengo uno nel passeggino e in caso si dovesse proprio sporcare ho questo di riserva che non ho ancora utilizzato. Poi ho un body di ricambio in caso di mega pupù, pipì che è fuoriuscita. Non succede mai con questi pannolini da Loopy Loo, mi sto trovando così bene, vi dico la verità, sono rarissime le volte in cui gli ho trovato il body sporco perché contiene molto bene, se prendete la taglia giusta che la calza bene, non ho mai avuto problemi per quanto riguarda mia figlia, però io un body me lo porto sempre. E poi questo qui è una specie di giochino che ci è stato regalato per la bimba, che adesso che inizia a prendere con le mani le cose eccetera ci giochicchia, quindi glielo do magari mentre la cambio per farla un po' giocare, un po' intrattenerla, insomma. È così, semplicemente un omino fatto di tessuto, e questo qua lo potete trovare se c'è ancora da Idexé, quindi è un negozio per bambini e ci è stato regalato, quindi non so dirvi altro. Poi, passando invece alla parte centrale, tengo il mio fasciatoio che è lo stesso che utilizzo a casa. Sono sincera, la prima volta che andrò da IKEA ne voglio acquistare un altro, anche perché preferisco che uno rimanga sempre in borsa e preferisco averne un altro da averli, insomma, da avere il cambio, insomma, quando ne lavo uno, anche se asciuga veramente alla velocità della luce, però preferisco averne due. Questo è molto carino perché ha un lato super impermeabile, tutto gommato, comunque anti
sporcizia, insomma, si può pulire con una salvietta, veramente super. E poi di qua, se volete, c'è una parte in tessuto anche lievemente caldina, che sembra quasi che possa fare anche da coperta proprio per le emergenze. E mi trovo benissimo, questo qua l'ho trovato da Ikea nel reparto baby, dove c'è tutte le cosine, fasciatoi, quelle cose lì. E ripeto, ne vorrei acquistare un altro perché mi trovo super bene e, scusate i rumori, da portare in giro, qualcosa di fantastico. Poi tengo un sacchettino, in questo caso della Pampers, ma va bene, potrei tenere anche una busta di plastica dove metto in caso dei vestiti sporchi, delle tutine, dei body sporchi da portare a casa e mettere prontamente a lavare. Poi invece, sempre da quest'altra parte, tengo la sua fascettina, che tanto le metto solo per uscire, a volte per ripararle le orecchie se c'è vento, tipo quando siamo andati in montagna, insomma, io la tengo in borsa. E poi ho la scatolina con i ciuccetti già disinfettati di ricambio, in caso le dovesse cadere quello che le metto nel passeggino, tengo già i due ciuccetti puliti. Appunto, in caso, solitamente ho anche l'altra scatolina che adesso è di là a disinfettare perché l'ho messa a lavare, con un'altra scatolina vuota dove metto i ciucci sporchi. Adesso al momento li ho già disinfettati e messi qui, quindi l'altra è vuota di là, però la devo mettere in borsa. Poi qua c'è un giochino, sempre per intrattenerla magari mentre la cambio, mentre siamo in giro, insomma, anche se sta ancora brava, non è ancora iperattiva o che tocca tutto, però me lo porto già dietro, insomma, per farle passare il tempo. E poi c'è quest'ultimo sacchettino, che era un sacchettino che avevo ricevuto sempre per fare per i campionari, quelle cose che regalano. E non si chiude più, purtroppo, perché mi si è staccato il gancetto, però non importa. Ho delle salviettine da finire, che erano appunto un campione omaggio, un altro pacchettino mini da finire di Fisson salviette. Poi ho delle fialette, sempre campioncino, però le tengo, sono tre flaconi di soluzione fisiologica, in caso di emergenza fuori devo pulirle il nasino, ce le ho. E poi questi due mi sono stati dati dalla pediatra quando aveva la dermatite, però li posso comunque utilizzare perché non fanno male. Sono della Triderm, è una crema detergente a risciacquo per la pelle tendente atopica, sì, o quando dei brufoletti tipo del sudore, queste cose qua si può utilizzare. E poi questo qua è per un bagno olio, in caso non mi trovo a casa, anche solo dalle nonne, così, o qualcosina tengo a portata di mano. Poi ho queste, ne ho prese soltanto due, perché anche di queste cerco sempre di utilizzare l'acqua. Però le ho comprate, quindi c'è una scatola piena, ne ho messe giusto due nella borsa, che sono dei pulisci ciucciotto, una salviettina monouso, pulisci succhietto per la pulizia di succhietti e tettarelle senza bisogno di acqua. Quindi altre cose che... ah no, scusate, ne ho quattro salviettine per pulire i ciucciotti. Poi ho degli altri campioncini sempre della Triderm che mi ha dato la pediatra quando ha avuto questa dermatite. In realtà non ho avuto neanche il tempo di utilizzarli perché una settimana dopo li è andata via da sola, quindi non ho avuto bisogno, grazie a Dio, di utilizzare nulla. E poi anche questo è un campioncino che mi ha dato la pediatra, è dell'Alicar, ed è una crema fluida per pelle secca e tendenza atopica, per quando aveva quel problema lì, però non ce l'ha più, quindi le tengo lì giusto per se gli dovesse mai venire un'irritazione estiva, magari da sudore, ce l'ho, o cose del genere, insomma. E basta, credo di avervi fatto vedere tutto. Rimettiamo i pannolini, che sono essenziali, al loro posto. E voilà, questa è la borsona che mi porto sempre dietro di Alessandra. Più o meno per il momento è sempre uguale, nel senso che
non cambia più di tanto. Sto continuando a guardare fuori perché stanno cadendo delle palle così di ghiaccio e non è una grandinata continua, ma ne scende una pallina ogni tanto, cioè una cosa un po' strana. Però vabbè, quindi insomma io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che di avervi ispirato, ho dato dei consigli. Se ho dimenticato qualcosa secondo voi, scrivetemi qui sotto nei commenti, oppure scrivetemi se voi mettete delle cose anziché altre rispetto a quelle che ho messo io. Sapete che mi fa piacere sempre confrontarmi con altre mamme. Vi mando un bacione gigante, ci vediamo al prossimo video, ciao!